Una sadica risata riecheggiò lugubre nella stanza. Il suo eco si ripercosse anche lungo la vallata, penetrando con violenza nelle poche dimore presenti, e potente come un tuono oltrepassò le aguzze cime della grande montagna nera. Azotor abbassò il braccio e protese la sua mano aperta a coppa verso quel corpo. La saetta uscì rapida dal polso del ragazzo e si andò a posare con obbedienza nel suo palmo. «Seni ili concime imblivica!» sentenziò Azotor. «E ora vengo da te, Adelaide.»